Siamo sul territorio terrazzato più esteso d'Italia, oltre che sulla più singolare area di coltivazione di uve. Uve di pregio, di altissimo valore, con un nebbiolo delle Alpi che il mondo intero ci invidia. E allora parliamo di vendemmia 2022. Un clima che ha decisamente sferzato quest'area di coltivazione che si estende tra le Alpi e la brezza del lago di Como. Poche, pochissime precipitazioni, una crisi idrica mai così incisiva a memoria d'uomo e poi la canicola estiva. Ma non scordiamoci che dinanzi a questa emergenza climatica che investe tutto il mondo agricolo, siamo ancora al posto giusto, nel momento giusto. Previsioni su questa vendemmia? Un solo aggettivo: ottima. Non pensavamo di arrivare ad una vendemmia così positiva dopo che a luglio abbiamo avuto diversi problemi di siccità. C'è stato in alcuni vigneti un calo di peso delle uve, ma devo dire che la qualità è perfetta. Credo che ci sarà un'ottima qualità e probabilmente saranno anche vini molto, molto longevi. Circa 55 cantine, sempre più giovani, un connubio tra enogastronomia e turismo che ha guadagnato il meritato risalto in nuove formule attrattive che quest'anno, nonostante i tempi avversi, hanno portato un crescente numero di pubblico qui dalle nostre parti. Sassella, Grumello, Inferno e poi Valgella, Maroggia, Rosso di Valtellina e Sforzato, fino ai Bianchi e ai Rosé, territori su cui alcune cantine scelgono di avventurarsi. Quella dell'enocultura è a tutti gli effetti una carta vincente, va giocata bene dinanzi al mondo intero. La vendemmia, non dimentichiamola, deve essere vista dentro quello che è un'emergenza in questa fase per il mondo intero, per l'Europa e per l'Italia, per tutto il mondo agricolo e anche per la viticoltura, il cambiamento climatico. Noi abbiamo la fortuna di essere in Valtellina nel posto giusto al momento giusto. Esiste una condizione geoclimatica estremamente positiva per la coltivazione della vigna e questo ci permette anche in situazioni complesse di avere delle buone vendemmie. La vendemmia nel 2022 sicuramente può essere annoverata tra un'ottima vendemmia, proprio per merito delle condizioni e della situazione territoriale che la Valtellina vive.